tutti ragazzi, qui Alec, oggi siamo qui tornati su COC Clash of Clans. Ma raccomando ragazzi, supporto per COC, soprattutto ricordate di lasciare commenti e like a più non posso per cercare di mandare la feed del video a tutti i miei iscritti, perché più interazioni ci sono, YouTube adesso funziona così, più interazioni ci sono, più il video verrà mandato a un campione sempre più ampio di iscritti, quindi per favore lasciate un like e un commento se potete, entrambe le cose sono molto importanti per far sì che il video riceva views e quindi like, e quindi che COC venga supportato e portato avanti. Quindi se ci tenete, mi raccomando, è molto importante. E le novità? Le novità sono, direi, abbastanza, ragazzi, dall'ultimo episodio, perché qui intanto sto andando a riparare tutto il bordello dell'attacco che c'è stato nel frangente in cui io... e bla bla bla. E allora, abbiamo messo a fare la Queen al 21, da due giorni ormai, e questo è molto buono perché l'obiettivo è farli arrivare a 25 reali e siamo risaliti quasi a 30.000 di nero. Abbiamo 4 spazi liberi perché le torri steroni hanno finito tutte e 4, ragazzi, guardate che belle, sono tutte e 4 a livello 8 finite. I mortai anche hanno finito, ce l'abbiamo tutti e 4 belli terminati. E cosa c'è? L'unica cosa messa a fare è la regina, ragazzi, per il resto è tutto libero. I golem gli mancano 3 giorni, la prossima cosa che andremo a fare probabilmente saranno i giganti, perché ci farmo ed è importante averli di livello alto, quindi l'elisir me lo terrò a sto giro. E abbiamo 7 milioni e 3 di oro perché voglio mettere a fare una torre bombardiera, così poi facciamo l'ultima e quelle pure le abbiamo tolte dalla minchia. Non riusciremo a mettere tutto alla coda in continuo perché è rimasta tutta roba e costa come minimo 5 milioni. E io qua dentro ho circa 500.000, quindi... Però faremo 2 attacchi, oggi andremo a provare i bosciatori di livello 2 che abbiamo fatto nello scorso episodio, ma che non abbiamo ancora provato. Il primo attacco sarà semplicemente con il mio attacco da farming. Ho dato retta a molti di voi, mi ricordo se l'ho già detto, ho diminuito di 2 il numero di giganti, ho levato del tutto i guaritori, ho messo più goblin, più arcieri... così che è un attacco effettivamente meno costoso e più, anche più efficace, anche se in realtà bazzico da cristallo 2 a cristallo 3, perché spesso mi ritrovo a lanciare semplicemente fulmini addosso al nemico. E allora, vediamo un po', ma io che spell ho? Dovrei avere i fulmini, ok. E a fare per dopo non ho un cazzo, bravo Alec. Allora, questa la leviamo. Con l'attacco con i bocciatori ci mettiamo una jump, un paio di furie... anzi, una gelo, posso mettere 2 gelo? Penso proprio di sì. Ok, e poi buttiamoci pure una veleno e vabbè, ecco, va bene così. Poi adesso lo gemmiamo se non ha finito. E ok, quindi andiamo a chiedere i rinforzi, che magari usiamo con quello con i bocciatori per il momento. E adesso andiamo a fare un attacco scopo farming. Semplice con questo mio esercito da farming. Come vedete, a volte, quando trovo le trivelle piene, butto i 5 fulmini e sti cazzi perdo coppe. Poi, tanto c'ho subito gli altri 5 pronti e magari per un attacco non c'ho i fulmini, però sti cazzi. Nei 2 attacchi che faccio è facile che... ecco qui il pollo. Molto bene, cristallo 3 è sempre una gioia, ragazzi. Quello che faccio praticamente è usare centillinare i goblin sulle miniere scoperte, perché questi li vanno a prendere anche in 4-5. Non c'è bisogno di strafare. E le vado subito a prendere... così, come vedete, le puliscono molto rapidamente. O forse questi riescono a prendere addirittura quella. Di poco non ci sono riusciti. Ok, mando anche questo goblin. E il restante lo faccio con i barbari. Vado con i barbari. In realtà a volte metto pure qualche arciere dietro, ma giusto qualcuno. E i barbari li uso per pulire tutte le altre miniere eventualmente fuori, così che me le assicuro e intanto le risorse le metto. Poi se mi va faccio il 50%, ma solo se mi va, ragazzi. E molto spesso non mi va, preferisco skippare e perdere coppe. Tanto poi comunque molte coppe le faccio in difesa, essendo la lega una merda. Ok, qua mettiamogli un po' d'arcieri, qua pure. Vediamo un po', siamo al 32%, 34%, dovremmo easy fare un buon punteggio. Vediamo un po', io direi di sfondare... da quale parte? Io direi di mettere 2 fulmini qua, vediamo se distruggiamo il mortaio. Sì, quasi anche il cannone. L'arca X è scarico, quindi andiamo di qua.
Ok, mettiamo il re barbaro, mettiamo i fucking arcieri a dare manforte da dietro, mettiamo i due spaccamuro. Ok, quindi questo lo mettiamo qua, quel cannone rompe solo i coglioni, distruggiamolo. Il 50% è fatto. Abbiamo ancora qui dell'elisir da andare a prendere, l'andiamo a prendere con questi 10 arcieri. E poi ci andiamo a infuriare il barbaro perché lo vogliamo al prossimo attacco, ce la facciamo? Penso proprio di sì, non abbiamo perso coppe, buon bottino, abbiamo preso anche questo qui delle 5 stelle. E ecco i guaritori per i bosciatori, stanno uscendo, il barbaro sì, ce la facciamo ad averlo per il prossimo è. Qui andiamo a gemmare subito le pozioni, ma c'è qualcosa che non va. Ah, perché non ho usato i fulmini, giustamente. Non ha già usato i fulmine, chissà, è un problema. Mi tocca buttarli, ok, buttiamoli e andiamo a gemmare pure queste, perfetto. I rinforzi del clan non so se sono arrivati, non lo so, vediamo un po', no, non mi si sono cagati di striscio. Sto in negativo parecchio, delle donazioni non dono mai un cazzo io, ragazzi, sono proprio un cane. Ok, quindi, io direi che se riesco a fare sto trunk magari metto a fare pure sto tree. Ok, perfetto. Ora. Quindi l'esercito che abbiamo è 23 bosciatori, 6 guaritori, 3 spaccamuro, 12 arcieri, solo il re barbaro, 2 gelo, 2 furie, una giampa e una veleno. Vediamo cosa riusciamo a fare. E ovviamente si può scegliere un obiettivo migliore, possibilmente con 3000 di nero in su, così che magari puntiamo al deposito e ci rifacciamo il nero che ho sperperato per fare questo attacco. E vediamo quanto sono forti questi bosciatori al 2. Vediamo se percepisco io, che non l'ho mai usati, la differenza con quelli di livello 1 che ho abbastanza usato, soprattutto per la scalata a campione. Per chi non avesse visto la scalata a campione, ragazzi, lascio la playlist qui in alto a destra sulla i delle schede. Trovate la playlist dell'episodio. Questo non è male di villaggio, sapete perché? Perché ha parecchie risorse. Il problema grosso, non è nemmeno il barbaro, ha solo la regina alzata da quel lato. Il problema sono i tour inferno, però abbiamo il gelo in teoria. Andiamo a testarlo, vediamo quanto è forte. Io non sono capace molto ad attaccare, ragazzi, questo c'è da dirlo. Allora, io vorrei, sto facendo un attacco senza golem, quindi io direi di metterne una metà di qua con la metà dei guaritori, una metà di qua con la metà. Ecco, ti pareva che, porca troia, io c'avevo subito i rinforzi del clan e che questi rinforzi del clan fossero niente proprio di meno che sgherri di livello maxato, porco Giuda? Eh? Ti pareva mai che io fossi fortunato per una volta? Mi hanno devastato. Epic fail della Madonna, perché c'ho gli sgherri e non c'ho un cazzo, perché non avendo la regina, non avendo niente, come vedete, praticamente gli sgherri mi hanno devastato tutto e io non ci posso proprio fare niente. Là pure se blocco la gelo, il barbaro da solo cosa fa? Entra dentro, ma i bocciatori sono stati sventrati dai cazzo di sgherri. E io non ci ho potuto fare niente, ragazzi. Perché non c'avevo la Queen, non c'avevo truppe. Rinforzi del clan, te pareva? Che questo non c'aveva i rinforzi del clan. E vabbè. Epic fail della Madonna, abbiamo fatto malapena 1000 di nero. Che palle, porco cane, ragazzi miei. Che palle, guarda. Sta cosa mi dà veramente fastidio, mi dà, perché, cioè, boh. Andiamo a sto punto a gemmare, perché rigemmiamo tutto. Che cazzo c'era rimasto? Uno spaccamuro, probabilmente. Se, leviamolo. Purtroppo, ragazzi, non avevo considerato il fatto che poteva avere in forza il clan senza regina, è un problema, perché mi hanno distrutto tutto, io non ho potuto fare un cazzo. Ho messo gli arcieri da quel lato, ma sono morti pure loro, cioè, in pratica, boh. So durato zero, peccato. E vediamo un po' di rifarci e andiamo a fare le due gelo, la jump, le due furie, la veleno, e che cazzo ho combinato, porco due, so proprio un coglione, c'avevo già due gelo. Aspettate, prima levamo, allora c'ho le furie, levamo tutto, vediamo un attimo. Allora, info, le gelo vanno bene due, ok. Cioè, se ha bisogno solo di una furia di una veleno, fine. Siamo pieni. I rinforzi sono arrivati, dovremmo stare completo, no? 8 arcieri di rinforzo, vabbè. Andiamo a riattaccare, ragazzi. Scusate per il fail, però sarete d'accordo anche voi che ci ho potuto fare poco, dato che non potevo contrastare gli sgherri in nessun modo.
ci sto sprecando molto nero per farvi vedere i bocciatori all'opera, perché ho buttato veramente nero a sto giro. Speriamo in questo attacco di rifarne almeno un po'. Lì alla fine 1000, considerando che questo esercito costa circa 3000 di nero, è un bel investimento. E comunque ragazzi, cerco magari un obiettivo buono e taglio il pezzo. Ok ragazzi, questo è un buon obiettivo perché ha un TH10 con Torre Inferno e Archia X scarichi e le miniere completamente piene, 420.000 di tutto, 1700 euro è poco, però ci sono veramente tante risorse e non possiamo non provarci. L'unico problema è che, merda, mi sono accorto di non avere neanche il King con me e loro hanno doppio reale, quindi questo sarà un problema grosso, non riuscirò mai a tristellarlo. Però andiamo a provare a fare qualcosa. Allora, facciamo così. Ovviamente c'è la lentezza legata al computer sempre e comunque. Ok, mettiamoli agli angoli opposti, un altro arciere qua, mettiamo i rinforzi qui al centro. Andiamo a fare breccia con due di qua, con uno di qua. Poi andiamoci a tenere le furie. Io direi qua di infuriarli perché la Queen li ha targettati. E appena... Ok, io direi che la jump può andare messa qua. E ok, io direi che possiamo un attimo tergiversare. Qua andiamo a infuriare perché sono arrivati nel cuore del villaggio e c'è la jump lì vicino. Io direi che non c'è bisogno di fare niente ancora. C'è bisogno di fare niente, si potrebbe addirittura aspettare con gli arcieri, metterli qua a dare manforte magari. E a sto punto le gelo forse qua, in questo settore qui, anche se inutile perché non c'era nessuno, in realtà gli arcieri sono morti già. Diamoci questa fucking gelo per qualcos'altro. Stanno penetrando abbastanza facilmente, ma posso gelare il re barbaro? Sì, lo posso gelare il re barbaro. A sto punto conviene così perché almeno sta fermo e lo cominciano a colpire, perfetto. E loro si sono sbarazzati le strutture e l'hanno a grado, questo mi interessava perché deve morire il prima possibile. Lui è l'unico ostacolo insieme alle Tesla, l'ostacolo serio, l'unico ostacolo serio rimasto. E ora però le contraeree si devono sbrigare a ucciderle perché ci stanno facendo fuori i guaritori e quelli ci servono, sono essenziali per tenere up i cosi. Ok, distrutta, distruggete anche quella. Ok, è rimasto in vita un solo guaritore. Però dovrebbe comunque bastare. Ho tristellato per il semplice motivo che c'erano Torre Inferno e Archix scarichi. L'uso delle pozioni è stato un po' no sense, ma perché non ce n'era bisogno in realtà, non c'era reale bisogno. E, perché le gelo non servivano, l'ho usata per re, quell'altra l'ho buttata tanto per. E le furie sono state invece usate bene. Non capisco perché da qua non hanno colpito quella miniera, forse non erano a tiro, vabbè. Guarda che giro di peppe, non farò le 3 stelle ma andiamo a prendere comunque tutte le risorse, quindi sti cazzi. Non farò, forse riescono se non ci stanno le casette. 36 secondi, forse ci arrivano. Se li colpiscono, se colpiscono da qui sì, se devono aprire un barco nel muro non ce la faranno mai. Anche se quello è un muro di livello 8 e dovrebbero abbastanza sciottarlo. Quello ha cominciato a colpire il muro, non colpiscono la stessa parte, quello dove cazzo va? Quello spacca quello, non se decidessero sti coglioni. Per fortuna è quando poi uno fa breccia vanno insieme. 10 secondi, dovrebbero praticamente sciottarlo, quindi dovremmo essere riusciti a fare 3 stelle. Ok, sì. Perfect, 3 stelle, vabbè, era abbastanza semplice. Abbiamo preso tutto, un bonus pieno di 40.000 di tutto, quindi sono 460.000 di tutto e 1800 di nero. È comunque buono, ci ha fatto anche un po' di trofei che abbiamo perso. E va bene così, quindi andiamo a fare... La torre bombardiera, essenziale, perfetto, torta dal cazzo, tutto quell'oro. Adesso lascerò i 3 slot liberi perché adesso ragazzi comincerà difficile a tenere tutti e 5 occupati, anche perché io sono stato operato, sono stata una settimana praticamente inattivo e quindi mi si sono svuotati tutti gli slot, adesso a rimetterli tutti a fare ci vorrà un po' e non so se riuscirò a tornare con la coda in continuo, anche perché tutto costa veramente tanto, la prossima cosa sono 7 milioni, poi quando costeranno 5 e comincia a fare cannoni e torri degli arcieri forse riesco a rimetterla a paro, vediamo. Comunque detto questo ragazzi, spero che l'episodio vi sia piaciuto, dato che mancano 3 giorni al golem e riaccumulerò sicuramente 6 milioni di elisir, ne approfitto per fare anche un altro pezzo di muro qui con voi, a livello 10, sempre molto utile. E ok, quelli ce li teniamo. Detto questo ragazzi, da like è tutto, ricordate di lasciare un like e un commento che sono molto importanti, di iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Da like è tutto, ci vediamo al prossimo episodio, un saluto.